dire al premio Vincenzo Ranieri, capo delle infrastrutture del Network Italia, amministratore delegato di distribuzione. Adesso le arriverà il microfono, grazie. A nome sicuramente di distribuzione, quelle tute blu sono i ragazzi di distribuzione. E di tutta l'Enel sicuramente voglio ringraziare Codacons per questo importante riconoscimento, ma non per il premio in sé, perché dietro questo premio c'è un lavoro grande, 15.000 persone hanno lavorato tanto, assiduamente, per garantire un servizio essenziale come l'energia, che in generale è importante, come sappiamo bene tutti. Durante la pandemia era fondamentale, eravamo tutti costretti a casa o a studiare e a lavorare, ma soprattutto gli ospedali dovevano funzionare senza neanche un minuto di discontinuità. In questo contesto è nata l'iniziativa Allacciamo l'energia, in cui abbiamo deciso di donare gratuitamente, come ricordavate, o un allacciamento alla rete o un aumento di potenza. L'abbiamo fatto a oltre 50 strutture ospedaliere e tensostrutture dislocate sul territorio per circa 12.000 kW. Quindi abbiamo regalato 12.000 kW perché non si poteva fare altrimenti. Io credo che nei momenti di difficoltà poi le aziende grandi o gli operatori di sistema devono ricordarsi la loro ragion d'essere, e la ragion d'essere è essere accanto ai cittadini. Quindi il premio io lo ritiro a nome di questi 15.000 ragazzi che sono stati e sono incredibili. Sicuramente bisogna fare di più. Lo ricordava bene il collega di ADR, cioè stiamo attraversando una fase incredibile di trasformazione energetica, no? Adesso abbiamo nominato anche un ministro per la transizione ecologica, ed è chiaro che in un contesto così, se è vero che l'energia è importante, lo diventerà ancora di più in futuro. Quindi bisogna fare due cose, questo è un impegno chiaro che mi prendo. Uno, essere più tempestivi, perché se è vero che in realtà l'energia servirà ancora di più, gli operatori devono essere molto più rapidi a fornire comunque i servizi. E la seconda cosa, che credo faccia molto il paio col vostro mestiere difficile quotidiano, è rendere davvero i cittadini consapevoli del loro budget energetico, perché non possiamo e non dobbiamo attraversare le difficoltà degli ultimi 20 anni, per cui la bolletta è un oggetto strano. Noi dobbiamo mettere i cittadini di capire e di reimpossessarsi il loro budget energetico, e su questa strada credo che non si possa, si debba fare decisamente di più.